Dall'ultima sua visita qui alla Cittadella sembra che la costruzione sia aumentata del 10%, dal 44 al 54%. Sì, siamo passati dal 44 al 54 in poco più di 2 mesi rispetto ai 3 mesi di visita che abbiamo sempre fatto in quest'ultimo anno e mezzo. C'è stato un rallentamento dovuto alla scelta dell'amministrazione regionale, quindi da noi operata e voluta, di recuperare quest'idea dell'open space e degli spazi aperti di lavoro, superando il vecchio e classico luogo di lavoro in cui ognuno ha una stanza, e quindi creare maggiore sinergia e sintonia all'interno degli assessorati. Questo ovviamente produce non soltanto la concentrazione di tutte le attività in questa sede, produce un maggiore sforzo, una maggiore risposta al territorio, e quindi abbiamo questo leggero ritardo, ma che cercheremo comunque di colmare con una serie di attività che spero verranno aumentate nelle prossime settimane, con l'obiettivo ovviamente di ribadire che per noi il 2013, l'inizio del 2014, è la tappa fondamentale per la consegna di questo palazzo. Significa ovviamente dare una casa ai calabresi legata alle attività dell'organo esecutivo, significa dare risposte, dare efficienza. Oggi abbiamo un dirigente che è in via Lucrezia della Valle e i funzionari che sono magari in via Massara. Questo significa che non c'è corrispondenza, non c'è certamente un'efficienza nella qualità anche della risposta, nella capacità di risposta. E io credo ci sia un grande incremento di almeno il 30% di novità su questo versante, e speriamo che tutto questo, se non ci saranno intoppi esterni fuori da ogni contesto, che si possa